Queste sono uova a pasta gialla ed è quello che a noi interessa per ottenere una pasta particolarmente gialla. Classicamente la ricetta della pasta all'uovo era 10 uova intere per ogni chilo. Per ogni chilo, esatto, farina. Quello che faccio anch'io a casa. Esatto. Nel nostro caso siamo all'estremo, vuol dire che noi, volendo privilegiare quello che è il color giallo della pasta, utilizzeremo pressoché totalmente i tuorli. Partiamo. Allora, io mi ricordo quando ero piccolo, vedevo la nonna non utilizzare mai la bilancia quando faceva la pasta. Io onestamente non capivo il perché. A questo punto ho detto, io ci provo, faccio a mano come fa la nonna e prima o poi riuscirò a capire qual è la quantità giusta di farina che devo aggiungere. In realtà è vero. Allora, aggiungiamo un po' di farina. Cominciamo a rimestare il nostro tuorlo. Quando la pasta comincia a non attaccarsi più alle pareti della nostra pastardella, allora possiamo tranquillamente toglierla. Ok, possiamo passare alla sfogliatrice. Si la tempête nous secoue, il faut se tenir vent debout, nous devons gagner la bataille. Ok, adesso noi siamo sostanzialmente pronti. Questa è la nostra pasta all'uovo. La facciamo riposare in frigorifero per circa una mezz'oretta e poi dopo possiamo cominciare a fare i tortelli di zucca. Per controllare lo spessore, naturalmente tagliamo un pezzo di pasta, lo serviamo di profilo. Ci porta il ripieno di zucca. E cosa abbiamo qua dentro? Allora, qui abbiamo zucca, amaretti, mostarda di angurie bianche, che coltiviamo noi, pangrattato e spezie sostanzialmente. E prima di utilizzarlo, il parmigiano reggiano. Prenderemo dei piccoli tocchetti di ripieno e lo posizioneremo giusto in centro al nostro quadrato. Andiamo. Grazie, Juan. Partiamo da un vertice e proseguiamo nell'altra direzione, chiudendo il nostro ripieno al centro e ottenendo una sorta di rettangolo. Vai, così. Poi lo tiriamo indietro un po' con gli indici. Già lo giriamo. Così. Mamma mia, guarda che roba, è differente! Però va benissimo. Mai visto un tortello così bello? Ho preso anche un tuo tortello, così vediamo se si apre oppure no. Ah, no! Scherzo. Caliamo i nostri tortelli, via! Ok, ci siamo. Quindi parmigiano sotto. Su questo parmigiano noi scoliamo i tortelli di tutto. Poi terminiamo con parmigiano, burro fuso, no, il tuo c'è questo, no, allora ho fatto bene, hai fatto benissimo. Il tuo è quello, il tuo veramente? Sì, quello è il tuo. No, lo mangio, ma perché vabbè, lo mangio io, il tuo. Adesso sento la differenza con il mio. Non esiste la differenza. Tortelli di zucca, un classico del pescatore. Mettete 10 tuorli d'uovo in una scodella. Aggiungete un chilo di farina e rimestate. Quando l'impasto si stacca dalle pareti, potete passarlo nella sfogliatrice.
Fate riposare la sfoglia in frigo per circa mezz'ora. Stendete bene l'impasto e ritagliate piccoli quadrati con una rotellina dentata. A questo punto mettete al centro di ogni quadratino un po' di ripieno di zucca. Attenzione a come chiudete i tortelli. Partite da un vertice e proseguite nella direzione opposta, chiudendo il ripieno al centro e ottenendo un rettangolo. Premete sui lati per chiudere bene il tortello. Lasciate riposare i tortelli in frigo e poi calateli in acqua bollente. Mettete in un piatto piano un velo di parmigiano reggiano e i tortelli appena scolati. Terminate con una spolverata di parmigiano e burro fuso.